Anche Confcommercio Belluno ha preso parte nel pomeriggio all'incontro organizzato da Federalberghi Veneto a Mestre con l'assessore regionale al turismo Federico Caner, da subito attivatosi per l'epidemia Covid-19 istituendo un tavolo operativo per fronteggiare l'emergenza che, afferma Caner, rischia di mettere in gioco la prima industria del Veneto. Abbiamo fatto presente questioni sia regionali, vedere di alleggerire un po' la morsa, e anche quali sono le aspettative a livello nazionale, di cui si parla di sospensione di imposte e via discorrendo. L'assessore aveva bisogno di capire, di sapere dal vivo quali fossero le problematiche sollevate per intraprendere le giuste controffensive, insomma. Una situazione delicata, quella che sta vivendo attualmente il comparto ricettivo. Alcuni alberghi in provincia hanno paventato la possibilità di dover chiudere anticipatamente la stagione invernale. La preoccupazione è abbastanza alta per il proseguo della stagione. Purtroppo ho alcuni alberghi, non tutti fortunatamente, ma alcuni che si trovano costretti a chiudere con un mese e mezzo d'anticipo. Purtroppo anche per questioni che varcano i confini nazionali, perché il problema viene non tanto sull'Italia, ma sull'estero, di quello che decidono anche gli stati esteri di provenienza dei turisti. Ammortizzatori sociali estesi anche e soprattutto alle attività stagionali del turismo e della ristorazione, estensione delle zone gialle dei provvedimenti di sospensione del pagamento di tasse, bollette, cartelle, liquidazioni IVA già adottati per le zone rosse, un pacchetto straordinario di contributi a sostegno delle perdite economiche che il settore turistico, ma non solo, sta subendo. Queste le dichiarazioni di Paolo Doglioni rispetto ad alcune delle richieste immediatamente avanzate da Confcommercio Belluno, ricordando altresì il costante confronto con la Regione.